Una trasmissione in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trieste. Pronto, dottore? In studio Pierpaolo Gregori. Buonasera, benvenuti alla seconda puntata organizzata e gestita e coordinata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trieste. Oggi parleremo di esami. Chi decide gli esami? Si sta parlando in queste ultime settimane dell'appropriatezza prescrittiva, quindi cercheremo di capire che cosa significa, quali sono le soluzioni, se ci sono, quali problemi e quali vantaggi. Lo faremo con due ospiti particolarmente graditi e importanti. La dottoressa Roberta Kergevani, che prego di raggiungermi qui in studio. Dottoressa, ben arrivata tra noi. Buonasera, dottoressa, grazie. Kergevani, prego, si accomodi. Grazie. Presidente nazionale degli Ordini dei Medici, nonché presidente dell'Ordine dei Medici di Gorizia. Presidente, una domanda subito. Una prima donna alla presidenza nazionale degli Ordini ed è la prima volta anche per la nostra regione. Una grande soddisfazione, no, per il Friuli Venezia Giulia. Beh, sicuramente il Friuli Venezia Giulia è molto contento e ha festeggiato in qualche modo, così come hanno festeggiato i radiologi, perché io sono medico radiologo, così come hanno festeggiato le colleghe donne. È la prima volta di una donna alla presidenza nazionale ed è particolare perché le donne presidenti di ordine a livello provinciale, ricordiamoci che gli ordini provinciali corrispondono alle province, quindi 106, per lungo tempo sono state o una o due e in quest'ultima tornata elettorale abbiamo un record di ben 6 colleghe. E io devo rappresentare un po' tutta la federazione, vi garantisco che è un compito non semplice, non perché sono donna, ma è un compito non semplice perché il momento è particolarmente difficile per il nostro paese, per la sanità, per le problematiche che stiamo incontrando. Do il benvenuto anche al dottor Claudio Pandullo. Dottore, benvenuto anche lei. Ciao Roberta, buonasera. Buon ritorno, prego. Secondo il dottor Claudio Pandullo, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Trieste. Certo. Quanti sono i medici iscritti, Presidente, all'Ordine? Al momento attuale il censimento sono 2.352. 2.300. E nella nostra regione invece? In regione sono 8.400 circa. 8.400, cioè noi abbiamo 2.300, Udine ce ne ha 3.500, Gorizia 900 se non sbaglio, e Pordenone 1.200, quindi i conti fatti sono questi. Paziente più, paziente meno. Allora, oggi parliamo, grazie Presidente, oggi parliamo di appropriatezza prescrittiva, di esami che vengono prescritti ovviamente dal medico, un tema che ha stimolato tante riflessioni, tanti ragionamenti a livello nazionale, un decreto Lorenzin che ha dato alcune indicazioni. Quali sono le novità? Lo stato attuale dei lavori su questa appropriatezza che tanto ha colpito e influisce sulla vita di ognuno di noi? Beh, intanto appropriatezza significa fare la cosa giusta nel momento giusto per la persona che noi medici abbiamo davanti. Dico persona perché non sempre è necessariamente un malato, può essere anche la persona che vuole fare prevenzione, che non ha malattia e quindi è alla ricerca di un qualche percorso. Appropriatezza clinica, appropriatezza che noi medici conosciamo benissimo. Io ho coordinato la consulta deontologica che ha revisionato il codice, ultimo codice del 2014. La parola appropriatezza compare tantissime volte, quindi per noi è un dato chiaro. Quello che succede con l'ultimo decreto che lei chiama decreto Lorenzin è che rischia di diventare una medicina amministrata, cioè rischia che si voglia dare a noi delle regole che possono essere discutibili, però delle regole che potrebbero non essere assolutamente corrette nel nostro rapporto con il paziente, nella relazione medico-paziente. Ma, dottor Pandullo, significa che il governo, significa che il Ministero della Sanità ritiene che i medici prescrivano troppo? Troppo poco, ma in realtà troppo a questo punto, è male? Beh, diciamo una cosa, che l'appropriatezza è un criterio fondamentale del nostro codice deontologico e anche di tutti i sistemi sanitari. L'appropriatezza è un grosso problema in sanità perché un 30% degli esami non sono clinicamente appropriati. E tuttavia bisogna a questo punto capire, ecco, è una cosa che deve nascere di comune accordo fra medico e paziente, le cose che vengono calate dall'alto, poi fra l'altro questa richiesta di appropriatezza nasce in momenti strani, non si sa chi, che medico, che linee guida sono state applicate, chi ha
elaborato questi criteri, ci sono trovati da un momento all'altro un po' come il monolite del 2001 precipitato dall'alto e quindi arrangiatevi con questo. E quindi chiaramente invece di fare un percorso di comune crescita, cercando di far capire alla popolazione che non tutti gli esami più moderni, più attuali sono effettivamente appropriati e necessari, è stato calato dall'alto con l'idea che siano i medici a prescrivere troppo. Sicuramente un percorso deve essere fatto, ma non deve essere un percorso assolutamente calato dall'alto. Ma si rischia, dottoressa Cresevani, che a questo punto il medico sia fortemente influenzato rispetto alle prescrizioni che deve fare? Cioè, si può parlare di rischio salute o è un allarmismo infondato? Allora, io non vorrei creare allarmismi, perché i pazienti devono sapere che noi siamo la loro difesa, siamo al loro fianco e combatteremo perché questo sia sempre possibile. La Federazione Nazionale ha avviato un tavolo di lavoro con il Ministero della Salute. Abbiamo chiesto di sospendere il decreto, ma essendo una legge dello Stato non lo si può sospendere, però hanno accettato questo tavolo nel quale noi saremo presenti in modo molto deciso. Perché vogliamo intanto capire, Claudio Pandullo diceva il 30%, i veri e propri dati che loro hanno raccolto sull'inappropriatezza io non li ho, ma si sono impegnati a darceli. Noi vogliamo capire se effettivamente c'è e quanta è l'inappropriatezza, non siamo in condizione di buttare soldi, certo, okay. Ma soprattutto non vogliamo perdere quel percorso diagnostico che compete solo a noi, perché solo noi possiamo decidere quello che va fatto nel momento giusto. Se questo tavolo, così come è stato promesso dal Ministro, il Ministro è molto aperto, il Ministro in una riunione di 2 o 3 settimane fa ha detto è una legge sbagliata. Quindi se il Ministro ha ammesso questo vuol dire che si è resa conto che il percorso forse non è stato tra i più lineari. Ma com'è che ci si rende conto dopo un percorso che è il percorso sbagliato? Non doveva nemmeno iniziare questo percorso. Le dirò una cosa, noi come gruppo di lavoro abbiamo anche chiesto chi erano i colleghi che collaboravano a questa attività, abbiamo chiesto quali erano le voci bibliografiche di riferimento, di questo non abbiamo traccia. C'è mistero assoluto su questo. Perché quello che vuol dire che se ci sono dei medici che devono consigliare il ministro a determinate situazioni, mi pare evidente che forse qualche perplessità e qualche riflessione sui gruppi di lavoro. Quindi per Paolo, le cose sono tanto più condivise quanto più trasparenti, e quindi se manca trasparenza è evidente che c'è chiaramente qualcosa che non va sicuramente. Quel 30% che dicevo sono dati dell'OMS, quindi in definitiva il problema dell'appropriatezza degli esami è un problema mondiale, sicuramente che rende conto di un grosso problema dal punto di vista della spesa sanitaria. Il discorso che non va alla classe medica è essere eterodiretti, cioè trovarsi con gli esami da dover fare, certi sì, certi no, così calati da un momento all'altro. Quello è assolutamente un percorso che non è condivisibile, ecco. A proposito, io direi a questo punto chiedo a Luca in regia se mi manda la scheda, perché lo abbiamo chiesto ai cittadini. Bene. No? In Bene. Modo tale da capire Bene. Che cosa pensano i cittadini rispetto alla appropriatezza, rispetto alla libertà del medico di poter prescrivere gli esami che ritiene necessari. Ottimo. Ci vediamo qui tra un minuto e mezzo. Sentiamo. Beh, credo che il medico deve avere la sua libertà professionale secondo le regole deontologiche. E poi anche il paziente deve sapersi regolare, però senza abusarne. I medici dovrebbero avere la responsabilità e farlo loro di propria iniziativa, sapendo che non si prescrive per niente. Penso che funzioni così, non lo so. Il mio medico è molto oculato. E deve sentirsi libero. Deve sentirsi libero, perché non può vedere sì, no, vediamo quanti ne ho fatti o cose del genere, assolutamente. Non deve essere tassativa questa proibizione di prescrivere certi esami, certe cose, che il medico stesso dovrebbe avere la possibilità di dosarlo, ma di darlo se necessario. I medici prescrivono con troppa facilità sia medicine sia analisi. Perciò un po' penso sia necessario. E vado a prendere medicine, quel che mi serve, la mia dottoressa è molto, non la mi dà né più né meno quel che domando. Ma guardi, io penso che se un medico agisce in coscienza come dovrebbe essere, questo problema non dovrebbe sussistere. Io credo che il medico dovrebbe sentirsi libero di prescrivere ciò che ritiene lui. Per il semplice fatto perché lui, essendo una persona competente, può e deve comunque gestire lui la cosa. Medico che deve scegliere in base al paziente, in base alla patologia che ha, che esami prescrivere.
A me sembra corretto così. È risaputo che secondo me i pazienti vanno un po' troppo spesso a prescrivere, a chiedere le medicine dei medici, perché secondo me tante volte non hanno tanto bisogno. Dopo tanti anni di studi penso che sappiano quello che fanno. I medici debbono essere insomma lasciati liberi di fare il proprio lavoro come meglio credono. Se un medico è particolarmente scrupoloso, probabilmente è perché ne vede la necessità. Beh, mi pare che bene, il quadro, ne abbiamo fatte tante altre di interviste, questo è un estratto ovviamente, siamo stati un'ora all'incirca in Viale 20 Settembre e vi posso assicurare che il tenore delle risposte era proprio in questi termini. È confortante. Un medico deve sentirsi libero di poter prescrivere, c'è l'esperienza, la competenza e tutto ciò che ne consegue. E mi pare di capire che il ministro Lorenzin ne stia prendendo coscienza in maniera forte, Presidente, giusto? Direi di sì, assolutamente. Autonomia e responsabilità sono comparse più volte nelle belle persone che hanno parlato in questa vostra scheda. Il ministro ha dato disponibilità, stiamo lavorando non per assolutamente abrogare questo decreto che non è abrogabile, ma poiché arriveranno i nuovi LEA e quindi ci saranno livelli diciamo essenziali di assistenza, quindi altre prescrizioni e verranno inserite in un nuovo decreto, si lavorerà sul nuovo decreto per cercare di correggere quelle che sono le manchevolezze o le difficoltà o le irregolarità o le problematiche del pregresso. Presidente Pandullo, gli ordini, parliamo un attimo degli ordini. Che cosa fa l'ordine dei medici rispetto ai propri iscritti e se ha una particolare attività anche rispetto alla popolazione? Beh, essenzialmente da ricordare qua, Roberta sicuramente mi dà conforto, che gli ordini sono nati essenzialmente per tutelare la popolazione. Cosa vuol dire? Chi è iscritto a un ordine ha delle caratteristiche particolari di formazione, preparazione, ma anche delle caratteristiche morali, per cui c'è una commissione medica che va a sanzionare anche comportamenti che sono giudicati non morali, e quindi non è un'organizzazione sindacale che tutela o una categoria. Questo è importante, o tante un corporativismo, cioè. Essenzialmente è fatto perché la persona che si avvicina a un paziente, un medico chiaramente, il medico si avvicina al paziente, ha delle caratteristiche di formazione, di autorevolezza, autorità, capacità, rettitudine morale che lo rende una persona adeguata al ruolo del medico. Quindi protezione verso i cittadini. Assolutamente, quello è il primo fatto. In più, recentemente è emerso anche con l'ultimo codice deontologico l'importanza che l'ordine sorvegli la formazione dei medici. E quindi, come sapete, i medici devono fare una formazione continua, i famosi ICM, per chi ha detto i lavori, e quindi noi dobbiamo anche sorvegliare e raccogliere questa attività formativa del medico, quindi sia dal punto di vista formativo, morale, e anche dal punto di vista del comportamentale, sicuramente. Dottoressa Cresevani, dal suo punto di vista privilegiato, nazionale, in quanto Presidente Nazionale degli Ordini, qual è il rapporto del medico con le altre professioni sanitarie? Le relazioni che poi si instaurano tra tutti gli operatori della sanità? Ma io direi che sicuramente i rapporti tra le diverse professioni e il medico, quando stiamo a lavorare fianco a fianco, gomito a gomito, sono sicuramente rapporti ottimali, perché non raccolgo, non ho raccolto posizioni alternative di distacco, di non collaborazione. Quello che si sta verificando in questo momento, ma parliamo qualche volta di battage mediatici più che di vere e proprie situazioni difficili, è che ci sono dei cambiamenti per quello che riguarda le competenze. Quindi noi abbiamo, parliamo degli infermieri che sono quelli che forse ci sono più vicini, che nel tempo hanno sviluppato delle competenze che sembrerebbero o potrebbero erodere quella che è la competenza del medico. Ora questo non può succedere, c'è un iter di studi per quanto riguarda il medico, gli anni di laurea, gli anni di specializzazione che ovviamente lo mettono in una posizione di priorità, e ci sono gli infermieri che nel frattempo hanno acquisito delle competenze che secondo me vanno benissimo nel momento in cui sono correlate a quella che è l'attività del medico, quindi un lavoro di collaborazione. È un lavoro di stare assieme e di decidere chi fa cosa, sempre con l'idea di avere il paziente là davanti, il paziente che è al centro dei nostri interessi, il paziente che è al centro della cura, che deve essere assolutamente protetto e chiaro. In sicurezza. Un'ultima domanda, Presidente Pandullo.
L'ordine, questa è una curiosità mia personale, no? Abbiamo visto che c'è l'attenzione verso il cittadino che passa in diretta, che passa attraverso certo. Ovviamente il controllo, il monitoraggio, l'aiuto e la formazione, ma c'è anche un'attività preventiva, cioè l'ordine può svolgere anche nei confronti della popolazione delle attività di sensibilizzazione su determinati temi, di quasi di prevenzione, diciamo, no? Che c'è un penso articolo... ai ragazzi, no, ai bambini, alle scuole. Ma Andrea, oltre a quello che sta dicendo giustamente, c'è anche un articolo molto bello al nostro codice antologico, l'articolo 5, che l'unico in tutti i codici deontologici europei, per cui il medico deve stare attento anche alle caratteristiche ambientali, cioè deve fare una funzione di sentinella, nel senso che se nella sua attività si accorge che c'è un'elevata incidenza di patologie probabilmente legate all'ambiente, è obbligato a segnalare all'autorità competente. Quindi sicuramente un'attività a 360 gradi che parte anche, oltre a valutare quello che fanno i colleghi, anche nell'interesse della salubrità della zona e della popolazione. Perfetto, grazie. Allora, dottoressa, io la ringrazio per essere stata qui presente con noi, ringrazio grazie anche il dottor Pandullo. Noi so che ci rivedremo tra un paio di settimane, avremo qui in studio anche l'assessore Telesca e parleremo ovviamente di riforma sanitaria. Stia bene Gori, grazie. Tante grazie, grazie. Grazie Presidente, grazie. Io direi alla regia di mandare la scheda perché ospitiamo il professor Emanuele Belgrano e parleremo di urologia. Quindi una scheda per conoscere ovviamente l'esperienza, le competenze, l'attività sul territorio e in particolare parleremo di ipertrofia prostatica. Quindi se mandiamo la scheda, Luca, se siamo pronti... Eccoci in studio, ben ritornati. A questo punto 040 31 39 93 per i telespettatori che desiderano rivolgere domande al professor Belgrano, che risaluto nuovamente, benvenuto. Buonasera. So che magari la scheda non è esaustiva al 100%, ci sarebbero tante altre cose da dire. Oggi parliamo di ipertrofia prostatica, proprio c'è una telefonata già in linea, però andrei a dire che cos'è, professore, l'ipertrofia prostatica? È una condizione, una malattia, ma direi quasi che, dato che colpisce oltre l'80% degli uomini nell'età anziana, è quasi una condizione che ha la maggior parte degli uomini e che si manifesta con una difficoltà a svuotare la vescica. La prostata cresce, crea un'ostruzione alla difficoltà, al svuotamento della vescica, ne derivano tutta una serie di sintomi che vengono ritenuti quasi normali. Si ritiene quasi normale che una persona anziana, diciamo, faccia pipì più spesso, allora, si alzi la notte, eccetera. Darei la precedenza, se c'è ancora la telefonata, pronto? No, allora, professore, quali sono i sintomi che ci possono consentire di riconoscere? Certo, questa difficoltà si manifesta in genere con una necessità di urinare più spesso. L'urina esce più lentamente del normale, c'è la necessità in genere di alzarsi più volte la notte, se possiamo dire che una volta può essere considerato normale, ma due, tre volte diventa una condizione che crea poi una alterazione della qualità della vita. Nel senso che la persona non riesce a riposare più bene, non riesce a svolgere un'attività culturale, perché andare a teatro
per esempio, gli crea un problema in quanto c'è sempre il rischio che poi debba correre, mi succeda qualcosa. Nelle fasi più avanzate crea anche la cosiddetta incontinenza, cioè una qualche forma di perdita di urina. E questa è una condizione che proprio per la sua frequenza è estremamente importante, deve essere affrontata in maniera, diciamo, organica. Oggi mi fa piacere parlarne perché proprio in queste settimane la Cassa di Risparmio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, ha donato alla clinica urologica, agli ospedali di Catinara, un nuovo laser al Tullio che permette di trattare questa condizione in maniera meno aggressiva, quindi con un ricovero minimo, con una minima perdita di sangue, con dei risultati che sono vantaggiosi rispetto alle tecniche tradizionali. Gli interventi sono risolutivi? In genere sì, l'intervento risolutivo, come tutti gli interventi, non è esente da possibili complicazioni. E, diciamo, se la maggior parte delle persone che hanno un intervento, l'intervento in genere è endoscopico, cioè non c'è la necessità di fare un taglio, salvo quando la prostata è di dimensioni molto molto elevate, quindi superiore ai 100 grammi. Una prostata normale calcoli che è intorno ai 25 grammi, quindi oltre 4, 5, 6 volte la norma, allora il trattamento diventa più difficile. Con questo tipo di laser sarà possibile trattare endoscopicamente, quindi trattare in maniera mini-invasiva anche queste condizioni di prostate di maggiore dimensione. Questa nuova tecnologia ce l'abbiamo qui a Trieste. A Trieste, sua, sì. Sì, noi l'abbiamo posizionato all'ospedale Maggiore perché lì esiste un reparto di day surgery che funziona molto bene, ha tempi di attesa, di cambi di pazienti molto rapidi e molto efficiente, quindi ci ha fatto piacere cercare di sfruttare questa possibilità nella parte nuova dell'ospedale Maggiore. Ecco, ci sono dei sintomi, cioè lei ha parlato di sentire la necessità di svuotare la certo. vescica più spesso, soprattutto alla notte o magari comunque, sì, ci sono anche altri campanellini? La cosiddetta urgenza, diciamo, ma diciamo, nonostante la nostra condizione di città, c'è una notevole cultura anche di tipo sanitario, però purtroppo noi vediamo delle persone che arrivano a noi con delle malattie che sono già in uno stato molto avanzato. Per esempio per l'ipertrofia prostatica ci capita di vedere delle persone che arrivano proprio al limite, cioè con una vescica, perché si va malvolentieri dall'urologo, ecco, perché l'urologo è identificato con il medico che ti visita nella parte genitale, che magari deve fare un'esplorazione rettale. Quasi come quindi, il ginecologo per le donne? Certo, ma il ginecologo per le donne è più accettato, l'urologo rimane una figura che sino ad oggi trova ingiustamente un po' di resistenza da parte della popolazione per sottoporsi a una visita, e questo è un problema anche perché ci sarebbe la necessità anche di fare una visita, se non proprio urologica, andrologica, cioè che riguarda l'apparato genitale maschile, anche in età giovanile, mentre invece questa condizione è assolutamente trascurata. Noi abbiamo attivato anche gratuitamente al di sotto dei 18 anni una visita andrologica gratuita, e questa visita è molto importante perché permette di riconoscere delle malattie, per esempio il varicocele, che viene trascurata e poi invece viene solo rilevata quando magari all'età di 35-40 anni si cerca, ormai le età sono quelle, di avere una gravidanza e non si riesce perché questa condizione nel frattempo ha lavorato e ha danneggiato il testicolo. Abbiamo ancora qualche secondo, professore, volevo solo dare un'informazione, dove ci si può rivolgere per esempio per la visita gratuita? La clinica urologica di Trieste è aperta per questo. L'AIED, che è un'organizzazione volontaristica che è presente a Udine, a Pordenone, ha proprio promuove una campagna per questa visita preventiva nei diciottenni, ed è una visita gratuita, si può accedere gratuitamente. Questo ricordo. Professore, la ringrazio, il tempo è volato ovviamente, certo. Rimanga pure qui con me. Vi do appuntamento quindi a venerdì prossimo, parleremo di di accesso alle cure del nostro territorio, accesso alle cure territoriali. Grazie per l'attenzione. A venerdì prossimo alle ore 19. Una trasmissione in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trieste. Pronto, dottore?